Amici candidi, stracandidi, minuto 88, Napoli 1, Real Sociedad 0. Fase di stallo in questo momento, partita soffertissima, che stiamo portando a casa bene, perché la squadra ha giocato bene, ma dal punto di vista difensivo è stata una gara di grandissima abnegazione tattica. Abbiamo rischiato il giusto, prima mezz'ora in stile Crotone, quindi con la squadra avversaria che ha fatto il bello e il cattivo tempo. A proposito di cattivo tempo, altra gara di pioggia, appoggiala dietro Fauzi, bravo, Ospina. Poi appena dopo la mezz'ora, come a Crotone, il Napoli trova il gol su una grande invenzione, in questo caso azione da calcio d'angolo, ribattuto dalla difesa, stop di Zielinski, tiro a incrociare che non lascia scampo al portiere spagnolo. Stiamo portando a casa un successo fondamentale, perché in questo momento vorrebbe dire passaggio del girone, sì, e anche come prima, buono il recupero, molto buono il recupero, sì Elmas, tienila, Lorenzo, andiamo sulla diretta, Insigne, Fabian, Insigne, bravo, appoggiati, sì Diego, non perdiamola lì, Fabian, giochiamo ma non perdiamo, dietro Koulibaly, bene, ancora Fabian, Lorenzo, guarda il taglio, molto bene Polipolipo, accentrati, eccolo, in mezzo, Petagna, dietro Elmas, chi cazzo è Elmas? Fabian, finta, ma che occasione sprecata per andare a raddoppiare, 5 di recupero, bene il recupero, il recupero della palla intendo, il recupero mi sembra esagerato, Fabian occhio lì, ecco, vai a recuperare altrimenti fai fallo, ecco infatti. E quindi dopo una prima fase in cui la Real Sociedad ha fatto il bello e cattivo tempo e si è mangiata un gol con Portu, che lascia il tempo che trova, praticamente a porta vuota, un'azione di contropiede, uno svarione di Maximovic, cross al centro di William José, bel giocatore, quello lì riesce quasi a far reparto da solo, palla al centro, da solo davanti alla porta se l'è magnata, capita a noi, capita agli altri, per fortuna stavolta è capitato agli altri, noi li abbiamo puniti alla prima occasione, poi da lì in poi abbiamo cercato di fare qualcosa, di provare a pizzicarli, un po' scomposti, via questa palla, e pareggiano. Ma tu pensa se devi prendere un gol del genere nel recupero di merda. Porca puttana. Porca traia. Cross al centro. Di testa Goulam, la palla resta lì, boom. Nell'altra partita del girone la Z stava facendo 1-1 contro il Rijeka, che in questo momento vorrebbe dire Napoli comunque primo e Real Sociedad che dovrebbe essere seconda a questo punto, cercando di capire che cosa succede dall'altra parte. Quindi adesso bisogna tenere questi 3 minuti. Ma tu pensa se la stavi portando via. Vabbè, cosa siete lì a fare? Dicelo, no? Se è finita o non è finita. Cioè, avete un collegamento all'altra parte. Teniamola lì, fottiamocene, se la vogliono tenere lì anche loro, poi magari arriva il gol di là. È il re che è in vantaggio, vabbè. Tenete la palla così, passiamo come primi del girone, non perdiamo la partita, 1-1, palla al centro e andiamo avanti. Va bene. Mi sembra difficile che dall'altra parte la Z possa fare 2 gol e anche nel caso in cui prendessimo un gol venire eliminati, quindi
Festeggiamo questa qualificazione con l'amaro in bocca, con il porco due, perché era una partita che potevi portare a casa, 3 punti che potevi prendere. Vabbè, accontentiamoci, è stata una partita durissima, comunque durissima, bella squadra, sta Real Sociedad, mi girano i coglioni perché un pareggio nel tempo di recupero ti fa sempre incazzare, però diamo merito al merito. Real Sociedad, bella squadra, sarà una bestia da evitare per le altre italiane, Milan e Roma, che se non ricordo male sono arrivate prime, quindi se c'è una squadra assolutamente da evitare, oltre allo United, è sicuramente anche sta Real Sociedad, perché è proprio una brutta bestia, una brutta gatta da pelare, perché giocano bene, sono giovani, vogliosi, difendono e attaccano bene e ti mettono in difficoltà, ti mettono in difficoltà. Noi stasera siamo stati in difficoltà nei primi 30 minuti, poi abbiamo rialzato la testa dove abbiamo trovato il gol. Loro si sono un po' disuniti, ma senza rischiare poi in altre occasioni. Poi, però, nella ripresa, gli ultimi 25 minuti ci sono stati solo loro in campo. Stiamo parlando di un 60% di possesso palla, è vero, a tratti anche sterile, inutile, però poi quando decidevano di scendere lo facevano con convinzione. Quindi, squadra verso la quale mi tolgo il cappello e sono contento di averla evitata per la fase eliminazione diretta, perché sono sicuramente una squadra che darà parecchio fastidio a chiunque la incontrerà sul proprio cammino. Non dimentichiamoci che sono comunque nelle zone altissime della classifica, non perdevano tanto tempo, è finita. Il Napoli è qualificato, si passa come primi del girone, era importante. Ci gira un po' il cazzo per la vittoria, perché uno la partita la voleva vincere, ma alla fine va bene anche così. Scoglio superato. Primo obiettivo stagionale centrato, ci si rituffa in campionato. Domenica contro la Sampdoria per la prima in campionato allo stadio Diego Armando Maradona. Questo è stato il battesimo ufficiale, ma quello in campionato avverrà domenica contro la Sampdoria. Un rapido commento di quello che abbiamo visto. Bene la difesa, c'è poco da fare. Abbiamo dei difetti e lo sappiamo bene. Non abbiamo delle alternative valide a Mario Rui e Gulam, ed è lì che bisognerà andare a intervenire a gennaio, se sarà possibile. Uno dei nomi è Emerson Palmieri, e lo ripetiamo da diverso tempo. Per quanto riguarda gli altri reparti, l'attacco ha fatto quello che poteva, quello che doveva, quindi cercare di supportare il centrocampo, la difesa, cercando di mantenere la squadra corta per imbrigliare la manovra della Real Sociedad. A tratti l'abbiamo fatto, a tratti siamo andati un po' più in difficoltà. Però questa era la gara che si doveva fare, di sofferenza. Abbiamo dimostrato, perché tiriamo fuori anche il dato positivo, al di là del passaggio del turno, abbiamo dimostrato che possiamo anche saperci adattare agli avversari. E questa è una qualità che a lungo andare può essere davvero molto, molto importante. Amici stracandidi, è serata di festa, si passa il turno, si va ai sedicesimi di Europa League, attendiamo i sorteggi, ma siamo pronti a rituffarci in campionato domenica alle 15 contro la Sampdoria. Ovviamente ci risentiamo sabato per anticipare i temi della sfida contro la Sampdoria e ovviamente domenica in diretta gli ultimi minuti per sostenere i nostri azzurri alla ricerca di 3 punti che ci devono lanciare nelle parti altissime della classifica, perché poi sarà una settimana durissima. Mercoledì si va a San Siro con l'Inter, domenica si va all'Olimpico contro la Lazio. È il momento di tirare fuori i coglioni. Mi raccomando, forza Napoli sempre. E dimenticavo una chiosa importante, doverosa, perché come sapete nella notte è mancato Paolo Rossi. Stamattina ho voluto rivedere il video dei gol contro il Brasile, che sono quelli sicuramente più significativi del Pablito nazionale, del Pablito mundial. E niente, da stamattina, anche vedendoli a colori, sembravano onestamente in bianco e nero. Ciao Paolo!